Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Sono Luca di Evoluzione Calcio. Quest'oggi andremo a analizzare il Sassuolo di Alessio Dionisi. Alessio Dionisi, classe 1980, in meno di 10 anni di carriera da allenatore riesce a passare dalla Serie D alla massima serie italiana. Parte dalla Olginatese, squadra in cui finisce la sua carriera da calciatore, per poi passare al Borgosesia, Forenzuola, Imolese, Venezia, Empoli ed infine l'attuale Sassuolo. I neroverdi cercano di dare continuità al progetto De Zerbi, affidando la panchina ad Alessio Dionisi, mister che predilige anche lui moduli già nelle corde della squadra emiliana. Parliamo del 4-2-3-1 e del 4-3-3, moduli che l'allenatore alterna molto spesso in base al suo avversario. Ed ora andremo a vedere la fase di possesso della squadra neroverde. In fase di costruzione il Sassuolo si posiziona con un 4-1, 4 difensori, 2 difensori centrali più 2 terzini e 1 il centrocampista. Sia che lo schieramento sia un 4-2-3-1, un 4-3-3, il centrocampista è 1, Maxim Lopez. È lui l'uomo che detta i tempi dell'inizio manovra e che si fa trovare tra le linee per superare la prima pressione. Altro giocatore molto importante che si occupa dell'iniziazione di possesso è il portiere, Consigli, giocatore formato per questa fase già da allenatori precedenti. Molto abile, oramai palla al piede e sa gestire le situazioni. Se pressato, scavalca la prima pressione con una palla sopra, alla ricerca di un centrocampista centrale o della punta. Oppure, se l'avversario decide di aspettare, il portiere attira la pressione mettendosi in posizione di attesa con la suola sulla palla. Altra situazione possibile è l'abbassamento dei centrocampisti centrali, dove possiamo evidenziare due situazioni. Uno, la discesa del secondo centrocampista centrale, che può essere Frattesi, che funge da terzo uomo per far arrivare il pallone al terzino solitamente. Oppure, considerando sempre il gioco centrocampo, Maxim Lopez, con movimenti dentro linea, si abbassa sulle linee di difesa per ricevere palla e attirare sempre la pressione avversaria. E ora in questa clip vedremo un po' il riassunto di queste situazioni appena evidenziate. Dalla costruzione, 4-1, al cercare un superamento della prima pressione avversaria. Questa vediamo Frattesi come con lo sguardo guarda la zona libera per poter ricevere palla, ma capendo che il pallone non gli potrà mai arrivare, decide di fare un movimento oltre linea e aiutare lo sviluppo della manovra in zona rifinitura. Ora però, prima di parlare di rifinitura, parliamo del gioco laterale. Una costante sul gioco laterale sono le sovrapposizioni dei terzini interne ed esterne. In questo fermo immagine siamo sulla zona di sinistra, dove il terzino Kyriakopoulos scarica palla sull'esterno, in questo caso Traoré, e gli si sovrappone all'interno, dettandogli il passaggio. Stessa cosa sul lato destro, dove Muldu scarica su Berardi, che allargatosi gli fa spazio all'interno. E grazie alla lavagna tattica andiamo a vedere meglio questa sovrapposizione, dove possiamo osservare che come la palla arriva all'esterno, questo tipo di movimento apre un varco per il movimento interno del terzino, il quale poi si trova in una situazione vantaggiosa. E ora passiamo alla zona di rifinitura. In questa immagine viene mostrato come sia il terzino ad aver guadagnato l'ampiezza del campo nella zona di sviluppo del gioco e tutti gli attaccanti vanno ad occupare la zona di rifinitura. E torniamo alla lavagna tattica per vedere il movimento appena descritto. Rifinitura che viene cercata spesso da tutto il Sassuolo, soprattutto come appoggio e come fulcro del gioco. Ruolo chiave lo svolge la punta, in particolar modo Scamacca, che per doti e caratteristiche fisiche è perfetto per quel ruolo. Sa far salire la squadra per agevolare gli inserimenti da dietro ed è sempre d'aiuto nello sviluppo della manovra. Per attaccare la linea difensiva avversaria, il Sassuolo utilizza diverse variabili. I traversoni, dove occupa sempre l'area con più uomini possibili, traversoni effettuati spesso dai terzini, oppure anche tiri da fuori, dove giocatori come Berardi sanno come rientrare e calciare. Non per niente le statistiche ci dicono che abbia già raggiunto le 10 reti come attaccante esterno e sia terzo come tiri totali, quindi gli piace tentare spesso la conclusione. Altro giocatore che sta prendendo confidenza con il ruolo è Traoré, che piano piano sta amando sempre più il dribbling e facendo sua la posizione di attaccante esterno. Punta palla al piede dell'uomo e prova a trovare la finalizzazione. E ora andiamo a vedere la fase di transizione offensiva. Nel momento in cui il Sassuolo recupera il pallone ed ha campo libero a disposizione, prova ad arrivare a concludere nel più breve tempo possibile.
E ora andiamo ad analizzare la fase di non possesso. Nella prima pressione Sassuolo esegue un pressing orientato, concedendo la palla sull'esterno e subito dopo va a chiudere tutti gli appoggi nella zona palla. Tutto questo per sporcargli la giocata e recuperare la palla il prima possibile. Nella difesa centrocampo il giocatore che è sempre presente in quella situazione è Maxi Lopez, il quale fa da schermo e aiuta la linea difensiva anche per eventuali ripartenze. Come vediamo nel fermo immagine, Lopez con uno sguardo vede la disposizione della sua linea difensiva per capire dove andare a posizionarsi e chiudere. Queste statistiche ci fanno capire l'importanza di Lopez in questa squadra. Sicuramente ci aiutano più per un discorso offensivo che difensivo. I dati che fanno impressione sono il numero dei passaggi riusciti, la percentuale e il numero di passaggi chiave. Basti pensare che sia secondo solo a Brozovic tra i centrocampisti della Serie A. E ora torniamo alla fase difensiva del Sassuolo, più precisamente nella zona laterale, dove i neroverdi cercano sempre la superiorità numerica e la densità degli uomini, per un recupero veloce ed aggressivo. Tutto questo molto spesso anche a discapito di lasciare libera la zona opposta. E ora andiamo al cuore della fase difensiva, i movimenti della linea. Linea che spesso si trova alta data la sua aggressività nella riconquista, ma che nelle situazioni di palla scoperta sia sempre pronta a scappare indietro. Quando deve difendere attacchi sull'esterno, esegue sempre una diagonale lunga, dove terzino va a tamponare sull'uomo a palla al piede e gli altri tre difensori sorvegliano la zona centrale. Nella transizione difensiva la squadra, un po' come si comporta anche in quelle offensive, aggredisce subito la zona palla con tutti gli uomini più vicini. E se vogliamo trarne delle conclusioni, possiamo dire che il Sassuolo gioca un calcio propositivo e votato all'attacco. Non per niente i dati ci dicono che ha un possesso palla medio del 55,6%, quarto in Serie A. I tiri a partita sono 15, primi davanti a tutti, di cui 5,7 in porta, secondi solo all'Inter. 51 gol fatti a pari merito col Napoli. Altro dato interessante sono i dribbling riusciti a partita, 10,7, secondi dietro al Milan. Questo ci fa capire che la fantasia e i duelli uno contro uno sono spesso a loro favore. Dati meno positivi li vediamo nella parte difensiva. Nei duelli aerei vinti e contrasti a partita sono gli ultimi della serie massima. Anche i passaggi intercettati sono pochi. E ciò può farci capire come le idee siano chiare e la precisione non manca. Anche il dato sui falli a partita è molto basso e ciò può essere positivo sul livello di concentrazione della squadra. E ragazzi, anche per questa analisi è tutto. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e se vi va un commento. E niente, vi saluto, un saluto da Evoluzione Calcio e alla prossima analisi tattica.